Ciao, sono Gianluca Torriani e sono un hair stylist. Oggi vi mostrerò una nuova tecnica per ottenere un effetto riccio, un effetto molto naturale, possiamo definirlo anche un po' selvaggio, e potete ottenerlo da capelli anche non troppo mossi, quindi anche su capelli lisci rende molto bene. Ed ora vi mostro come realizzarlo da soli a casa. Per realizzare questo effetto avremo bisogno di un phon con un diffusore, dei prodotti da applicare prima dell'asciugatura per dare forza e sostegno ai capelli. In questo caso utilizzeremo due prodotti di due linee diverse, che sono una mousse alla tenuta forte, che trovate sul mio sito internet nella sezione negozio, ed un gel di Paul Mitchell della linea Extra Body, che trovate anche questo sul mio sito. Applicheremo questi due prodotti a capelli umidi, quindi appena lavati. Utilizzeremo questa nuova tecnica che tra poco vedrete e poi asciugheremo il tutto con il diffusore. Ora vi mostriamo come realizzarla. Abbiamo già lavato i capelli e tamponato i capelli in maniera sommaria. Adesso iniziamo con la pettinatura. In questo caso abbiamo una frangia che è più corta, che non andremo ad arricciare, quindi la individuiamo e la separiamo con il pettine in questo modo. Per tutta la pettinatura utilizzeremo dei becchi di cicogna, come questi. Una volta isolata la frangia, applichiamo i prodotti che vi ho presentato prima, utilizzando prima la mousse. Anche l'applicazione dei prodotti ve l'ho mostrata nei precedenti video, soprattutto sul video per i capelli ricci che trovate sulla mia playlist, dove tra l'altro abbiamo utilizzato proprio questo prodotto, questa mousse. In questo caso, avendo dei capelli meno ricci, per dare forza ai capelli utilizzeremo anche un gel della linea Extra Body, quindi faremo un mix tra i due prodotti. Come vi mostrai in quel caso, è fondamentale, quando si eseguono delle pettinature naturali, assicurarsi che il prodotto sia ben distribuito dappertutto. Questo è fondamentale, altrimenti otterrete un effetto molto bello in alcuni punti e molto approssimativo in altri punti. Come vedete, la stessa applicazione del prodotto crea già un movimento sui capelli. Adesso applichiamo il gel. È importante seguire questa sequenza, applicare prima la mousse e poi il gel. Si parte sempre dal prodotto che ha una struttura più leggera, perché altrimenti il gel avrebbe isolato i capelli dall'altro prodotto. Una volta applicato il prodotto, iniziamo con questa tecnica. Questa tecnica consiste nel pinzettare i capelli, quindi sollevando dapprima le radici, applicando dei becchi di cicogna, come vedete, in maniera molto veloce. Quindi ci concentreremo inizialmente su tutta la zona superiore, assicurandoci di sollevare le radici, senza dare troppa importanza all'ordine che prenderanno i capelli. Una situazione di questo tipo è normale. A questo punto procedete applicando questi becchetti sempre più in basso, quindi sollevate delle ciocche con le dita e applicate il becchetto. Come vedete, il procedimento è molto dinamico. In questo caso l'abbiamo provato molte volte, quindi stiamo procedendo ad una velocità insolita, direi. Però vedrete che è molto semplice realizzare questa pettinatura. Procedete così su tutta la testa. Se non riuscite a vedere bene la zona della nuca, potete aiutarvi con uno specchio, quindi utilizzando due specchi, uno di fronte a voi e uno più piccolo, magari che è posizionato nella parte posteriore.
A questo punto, dopo che avete raccolto tutti i capelli, avete una situazione di questo tipo. Iniziate, prima di utilizzare il diffusore per asciugare i capelli, a fonare la frangia, altrimenti rimarrà questo segno. Utilizzate il phon con il becco ed una spazzola piatta come questa, che vi ho presentato in molti dei miei video. Questo è uno strumento che io utilizzo molto spesso, anche in salone. Una volta asciugata la frangia e quindi ottenuto la forma che desiderate nella zona anteriore, prendete il phon con il diffusore ed iniziate ad asciugare i capelli. La modella ha terminato di asciugare i suoi capelli con il diffusore e questo è quello che vedete come risultato momentaneo. Questa pettinatura, questa acconciatura ci fa pensare alle nostre nonne quando le vedevamo con la retina e i rolli che giravano per casa. Ma adesso vedrete che una volta sciolta assumerà un aspetto molto, molto più moderno. Abbiamo iniziato a collocare i becchi nella calotta superiore, come vi dicevo prima. Dopodiché, in maniera circolare, siamo scesi verso il basso. E questo è il montaggio che abbiamo ottenuto. Abbiamo asciugato con il diffusore, ci siamo assicurati che i capelli siano ben asciutti e adesso iniziamo a smontare, a togliere i becchetti. Partiamo dal basso per evitare di intrecciare i capelli tra di loro. Mi raccomando, state attenti a togliere tutti i becchetti dalla testa. Aiutatevi se necessario sempre con un altro specchio. Molte persone del mio settore non solo chiamano questa tecnica pizzicata, perché è una tecnica molto antica che veniva utilizzata e veniva chiamata in questo modo perché appunto i capelli vengono pizzicati con le dita e appuntati. Una volta rimossi tutti i becchi di cicogna, come stiamo facendo, riprenderemo il phon con il diffusore. A questo punto, posizionando il phon sull'aria fredda, lo passeremo ancora tra i capelli per dargli un aspetto ancora più naturale. Una volta terminato con il phon e il diffusore, potete gestire gli ultimi dettagli utilizzando una lacca flessibile, tipo questa, ossia una lacca che non indurisce troppo i capelli. In questo caso la modella ha cercato dei volumi molto, molto consistenti, ha dato rotondità alla sua capigliatura, anche con questa frangia che spinge da una parte, non ha cercato forme rigide. Questo perché il suo volto, che lei conosce perfettamente, è un volto non arrotondato, ma con dei tratti piuttosto rigidi, quindi per compensare questi tratti ha scelto delle forme molto arrotondate. Non consiglio queste forme a persone che hanno il viso molto arrotondato, appunto. In quel caso potete ottenere questo effetto magari facendo una frangia più dritta sul davanti, proprio per cercare delle forme opposte, quindi delle forme rigide, delle forme più lineari. Questa pettinatura è bellissima, è adatta a tutte le stagioni, sono sicuro che riuscirete a riprodurla in maniera molto semplice. Aspetto i vostri commenti, aspetto di sapere com'è andata, mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube, seguite la mia pagina Facebook e ci vediamo presto, ci vediamo al prossimo video, ciao!